amici all'interno del mio canale, bentornati se siete già iscritti. Oggi vedete non ho computer, non ho niente, voglio fare una chiacchierata. Poco tempo fa ho fatto uscire un video dove facevo vedere come guadagnare con YouTube, come utilizzare YouTube per monetizzare quello che è il proprio canale, come metterci più metodi di guadagno all'interno del proprio canale per diversificare al massimo le entrate grazie appunto a YouTube. Se non l'avete visto ve lo straconsiglio, vi lascio magari qua la scheda per andarlo a vedere da qualche parte. Ad ogni modo, dopo quel video tantissimi di voi mi avete scritto: Marco, voglio saperne di più, ma conviene se parto da zero? Ma come faccio a crearmi un cash cow channel senza metterci la faccia? Quanto effettivamente si guadagna, eccetera eccetera? Bene, ho deciso di fare un video risposta a tutte queste domande, una chiacchierata fra di noi, ok? Dove vi dico effettivamente che cosa ne penso, quando consiglio di partire con un business di questo genere, quando invece non lo consiglio, tutti quelli che sono i pro e tutti quelli che sono i contro, perché ovviamente come in qualsiasi modello di business online, ragazzi, ci sono i pro e ci sono i contro. Ci vediamo qua subito dopo la sigla. Ciao! Sì, allora, con un canale YouTube senza metterci la faccia possiamo arrivare a guadagnare veramente tanti, tanti, tanti soldi. Conosco dei ragazzi personalmente che fanno anche 6 cifre mensili con i Cash Cow Channel, ma hanno un team di 60-70 persone che effettivamente fanno un lavoro della Madonna per arrivare a queste cifre. Cioè, non credete a chi vi dice: guarda, lanci un canalino YouTube senza metterci la faccia, metti un video a settimana e piovono soldi dal cielo. Non è assolutamente così. Allora, se parti totalmente da zero, il miglior business online da avviare è quello del cash cow channel con YouTube? No, perché prima di arrivare a una monetizzazione comunque importante con un canale YouTube c'è bisogno di tanta pazienza, tanta perseveranza e tanto tempo. Per raggiungere la monetizzazione con YouTube, con un canale YouTube, prima che YouTube ti paghi, prima di entrare nel programma partner di YouTube, il tuo canale ha bisogno di avere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni. Ora, cosa succede? È vero che noi postiamo video e magari il primo video ha 10 visualizzazioni, il secondo 15, il terzo 3, il quarto 100, eccetera eccetera, poi arriva un certo punto in cui è un video che finalmente va virale e fa un po' crescere il canale, esplode. Quindi essenzialmente il grafico nella nascita di un canale YouTube è sempre lo stesso, quindi va così 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 così, e poi di punto bianco pam, parte, va verso l'infinito e oltre. Qui però c'è da dire che non è matematico, non è automatico, c'è bisogno comunque di tanto lavoro dietro. Non è che un video ti va virale così a caso per fortuna, c'è un certo studio, bisogna saper capire qual è un argomento in trend da proporre sul proprio canale, bisogna lavorare bene a livello di SEO su quello che è il titolo, la headline, la descrizione, le tags che mettiamo all'interno del nostro video YouTube. A parte questo, poi, se parti totalmente da zero devi avere tante 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 skills per partire senza tirare fuori un euro, quindi senza investimento, perché ovviamente dovrai sapere prima di tutto fare uno script writing del video, quindi trovare gli argomenti in trend e prepararci un video sopra, quindi la scrittura di quello che sarà il video stesso. Dopodiché dovrai avere delle skills di video editing, quindi devi sapere effettivamente come editare un video. Dovrai avere delle skills di grafica per fare delle thumbnail accattivanti che incentivano un potenziale utente di YouTube a cliccare sul tuo video e guardarlo. Quindi non è del tutto così semplice, bisogna saper fare determinate cose e avere anche tanto tempo a disposizione, perché comunque creare contenuti per YouTube è un qualcosa che porta via assolutamente tanto tempo. Cosa diversa invece se voi avete già un business in cui fatturate comunque diversi soldini, in cui già state guadagnando tanto, YouTube Cash Cow Channel è ottimo per avere una diversificazione di quelle che sono le proprie entrate. Come? Acquisendo un team in grado di aiutarti nella realizzazione di questi contenuti, e tutto questo fa in modo di toglierti tanto tempo a te e soprattutto far crescere il canale più velocemente. Quindi assumere uno script writer, assumere un video editor, assumere un grafico che essenzialmente si occuperà delle tue thumbnail e porti avanti questo canale YouTube come entrata secondaria a quello che è il tuo business goal, ok? Se parti da zero ti straconsiglio assolutamente di partire con dropshipping digitale. Non cambierò mai idea, o magari prima o poi la cambierò, ma per ora questa è sempre la mia idea. Perché? Perché ti permette anche in un mese di raggiungere cifre notevoli. Dopo che comunque stai guadagnando in modo costante soldi dal tuo business online, allora avere un canale YouTube come diversificazione delle entrate potrebbe essere assolutamente un'ottima idea. Altra cosa, quando avvii un canale YouTube in questo modo devi essere consapevole di andare a perdere soldi inizialmente. Questo perché? Perché ovviamente se prendi delle determinate persone che ti aiutano con il canale YouTube,
YouTube, queste persone costano. Puoi pagare, non lo so, 50, 70 euro a video. Capisci che prima di arrivare a una monetizzazione importante dovrai far uscire diversi video. Quindi inizialmente devi poter perdere dei soldi, è un investimento che poi ovviamente ti ritorneranno con gli interessi assolutamente più tardi. Attenzione, perché un cash cow channel è un canale YouTube senza metterci la faccia. È una cosa totalmente diversa dal fare lo YouTuber. Quindi avere un personal brand, metterci la faccia, un po' come sto facendo io in questo momento, no? Dove essenzialmente ci sono io che pubblico i video. In quel caso ovviamente è tutta un'altra cosa. E anche il modus operandi, il modo in cui creiamo contenuti e guadagniamo con YouTube cambia radicalmente. Bene ragazzi, spero che questa risposta sia comunque soddisfacente. Se avete qualsiasi altro dubbio, qualsiasi altro tipo di domanda, mi raccomando, commentate questo video, fatemelo sapere, sono a totale disposizione. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram per vedere tutto ciò che faccio giornalmente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!